Ieri pomeriggio, presso la sede della Fondazione Sicana di Via Crispi, si è tenuta la presentazione del volume Decameron, 10 novelle per 10 giorni di Giovanni Boccaccio, trasposizione dall'italiano del 300 a cura di Salvatore Palmeri. Oltre alla presentazione sono stati letti alcuni brani dell'opera da parte della professoressa Vitalia Mosca, vicepresidente della Società Nissena di Storia e Patria, e da parte dell'attore Diego Giordano. L'evento è stato promosso dalla Fondazione Sicana e Società Nissena di Storia Patria Caltanissetta. Noi abbiamo sentito il dovere di promuovere questo libro del preside Giuseppe Palmeri perché lo riteniamo degno di essere offerto alla cittadinanza di Siena, perché è un lavoro di eccezionale valore, più che letterario in senso stretto, culturale in senso più lato ed educativo in senso proprio vero e proprio, perché il presidente Palmeri era un uomo di scuola e intendeva offrire l'opportunità a tutti di leggere un testo ostico per la maggior parte delle persone. Il Decameron è scritto in italiano, ma pensando al latino, è più latino che italiano, si può dire, tanto per semplificare per le persone che non hanno dimestichezza con questi lavori. E quindi abbiamo incoraggiato la famiglia a pubblicarlo questo libro, perché lui non riuscì a pubblicarlo, ed è diventato ora oggetto di attenzione, di vera attenzione. E intendiamo anche promuovere, quella attraverso la figura di Palmeri, il ruolo che svolsero tanti uomini di scuola nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, perché si fecero carico della diffusione della cultura, dell'educazione non solo scolastica, ma dell'educazione culturale in senso lato. Questo è il senso della... Poi è una bella lettura, poter leggere di fila, è un librone, una fatica grande che ha fatto, ma poter leggere Decameron in un linguaggio scorrevole, anche oggi, è una cosa piacevole.